L'E3 sembra un lontano ricordo, ma è comunque in questi giorni, in questa precisa finestra temporale a due passi dall'estate, che le aziende concentrano la loro comunicazione in merito ai nuovi titoli in arrivo. E mentre Sony ha giocato d'anticipo con un ottimo State of Play dedicato alla realtà virtuale e alle terze parti, ora le cose cominciano a farsi dannatamente serie con l'avvicinarsi della Summer Game Fest, lo show di Jeff Keighley fissato per le 20 di questo giovedì 9 giugno, quindi proprio dietro l'angolo. Prepariamoci allora allo show facendo il punto su tutto quello che potrebbe essere annunciato. Jeff Keighley è uno a cui piace svelare qualche sorpresa prima degli eventi, per questo è intervenuto spesso su Twitter nelle ultime settimane, confermando via via alcuni pezzi della scaletta dell'evento. Partiamo dalla durata. La diretta dovrebbe tenerci impegnati per più di 90 minuti. Si concentrerà principalmente su videogiochi che in un modo o nell'altro sono già stati annunciati dai rispettivi publisher, ma non mancherà qualche sorpresa. Ad oggi sono 11 gli invitati che hanno confermato la loro partecipazione, inclusi grandi nomi come Call of Duty Modern Warfare 2, il DLC Cuphead The Delicious Last Curse e Gotham Knights, l'action di Warner Bros. Che potrebbe prendere il palco della Summer Game Fest con un trailer di gameplay inedito. A pochi giorni dallo State of Play tornerà anche The Callisto Protocol, con un trailer che approfondirà alcune dinamiche di questo terrificante seguito spirituale di Dead Space. Sul palco ci sarà spazio anche per Nightingale, il survival PvE a mondo aperto presentato per la prima volta ai Game Awards. Il trailer sarà probabilmente corredato da una data d'uscita, che potrebbe essere entro la fine del 2022. Poi spazio a One Piece Odyssey, a Warframe, a Planet of Lana, a Warhammer 40.000 Dark Tide e a Honkai Star Rail. Assisteremo anche alla presentazione del titolo di debutto di Frost Giant Studios, il team fondato da due ex di Blizzard che hanno raccolto oltre 34 milioni di dollari per realizzare uno strategico in tempo reale con Unreal Engine 5. Oltre a citare alcuni giochi, il buon Jeff ci ha mostrato anche un'infografica con la lista completa dei partner che parteciperanno alle attività di giugno legate alla Summer Game Fest. E noi possiamo utilizzare questa informazione come punto di partenza per una serie di deduzioni logiche. Il logo di Electronic Arts che campeggia in mezzo all'immagine, ad esempio, ci fa pensare al nuovo Star Wars Jedi Survivor e a Dragon Age Dreadwolf, l'atteso nuovo capitolo della storica serie di giochi di ruolo firmata BioWare. Con l'assenza dell'EA Play, il colosso americano potrebbe aver scelto questo show proprio per farci vedere qualcosa di questi importanti progetti. Un insistente rumor circolato nelle ultime settimane sosteneva che Bloober Team fosse impegnato per conto di Konami e PlayStation nella realizzazione di un remake di Silent Hill. Il logo dello studio polacco ha riacceso le speranze, ma pare si sia trattato dell'ennesimo buco nell'acqua. Bloober Team infatti è al lavoro su tutt'altro, ovvero il nuovo Layers of Fear. Nulla vieta però di sperare che in realtà lo studio stia lavorando parallelamente anche al grande ritorno di Silent Hill. Microsoft potrebbe poi fare una rapida comparsa per invitare tutti gli spettatori a seguire lo showcase Xbox and Bethesda del 12 giugno, mentre Sony potrebbe sfruttare l'occasione per mostrare in azione il nuovo God of War Ragnarok. Si tratta però di un'ipotesi piuttosto improbabile. Concludiamo con un paio di altri progetti che hanno solo una piccolissima chance di materializzarsi domani sul palco della Summer Game Fest. Il primo potrebbe essere Overdose, il nuovo horror di Hideo Kojima, in cui dovrebbe apparire una vecchia conoscenza dei fan di Death Stranding. Parliamo di Margaret Qualley, l'attrice che aveva interpretato il ruolo di Mama nel gioco di Kojima Production e quello di Pussycat nel film C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino. Sull'esistenza del gioco ci sono espressi degli insider piuttosto affidabili, ma l'ipotesi è comunque da prendere con le pinze. La presenza di Bandai Namco, infine, potrebbe voler dire qualsiasi cosa, ma sono in tanti a sperare in un annuncio correlato ad Elden Ring, l'open world di From Software che potrebbe tornare con qualche nuovo contenuto aggiuntivo. Voi che ne pensate? Quali sono i videogiochi che vorreste vedere solcare il palco della Summer Game Fest? Diteci la vostra nei commenti e ricordate che potrete seguire l'evento il 9 giugno alle ore 20, ovviamente sul canale Twitch Multiplayer.it. Attivate poi la campanellina delle notifiche qui su YouTube per non perdervi nulla, ma proprio nulla, della nostra Summer of Games.